tra poco. Sul canale 17 di Fano TV, l'informazione locale. Sequestrati dalla Guardia di Finanza di Fano 36.000 litri di gasolio, denunciato per contrabbando un portoghese. Donna di 46 anni investita da un'auto a Marotta, ora è ricoverata in gravi condizioni al regionale di Torrette di Ancona. Terzo giorno di maltempo, ora non piove più e la situazione sta tornando alla normalità, riaperto il ponte a Cerbara vicino Fano. Iniziati i lavori di demolizione del vecchio ponte sull'Arzilla. Oggi è il giorno di Di Maio, il vice premier atteso a Fano per sostenere la candidata sindaco Marta Ruggeri. Questo è il telegiornale Occhio alla Notizia con Marco Ferri. Benvenuti cari telespettatori di Fano TV a questo nuovo appuntamento con l'informazione. Sul canale 17 c'è Occhio alla Notizia, il telegiornale. Telegiornale che si collega subito con l'auditorium Masetti di Fano, dove c'è il nostro Francesco Salvago in attesa del vice premier Luigi Di Maio, che dovrebbe arrivare a minuti. Esatto Marco, siamo qui all'interno dell'auditorium Masetti di Fano perché a breve arriverà il ministro Di Maio. Noi ovviamente ci ricollegheremo appena il vice premier varcherà la porta d'ingresso dell'ex cinema, ci ricollegheremo tra pochissimo nel corso del telegiornale. A te. Bene, allora intanto noi cominciamo con la cronaca e con la denuncia a carico di un portoghese che è stato fermato dalla Guardia di Finanza di Fano mentre trasportava 36.000 litri di gasolio di contrabbando. Vediamo. La Guardia di Finanza ha denunciato alla Procura della Repubblica di Pesaro un autotrasportatore straniero per contrabbando di prodotti petroliferi e sequestrato 36.000 litri di gasolio per autotrazione, unitamente al mezzo utilizzato per il trasporto illecito. I militari della compagnia di Fano, mercoledì 8 maggio, assieme al personale della polizia stradale locale, hanno controllato nei pressi dell'uscita del casello autostradale di Fano un'autocisterna contenente prodotti petroliferi, condotta da un cittadino di nazionalità portoghese, il quale all'atto del controllo ha sì esibito i documenti di accompagnamento previsti dalla legge per il trasporto di prodotti soggetti ad accisa, ma i dati riportati erano incoerenti, sia in relazione all'indicazione del luogo di prelevamento del gasolio, sia in riferimento al mittente del carburante. Dalle indagini poi delle Fiamme Gialle è emerso che la società mittente, con sede in Campania, aveva come oggetto sociale il commercio all'ingrosso sia di prodotti lattiero-casearei che di carburante e soprattutto risultava aver cessato da tempo la propria attività. A quel punto è stato effettuato il prelevamento di campioni per la successiva analisi qualitativa del prodotto per verificare l'eventuale illecita miscelazione e alterazione. Il conducente del mezzo è stato pertanto denunciato alla Procura della Repubblica di Pesaro per i reati di contrabbando di gasolio per autotrazione e sottrazione al pagamento delle accise, delitti per i quali sono previste la reclusione da 6 mesi a 3 anni e una multa di importo pari a 10 volte il valore dell'imposta evasa, quantificata quindi in euro 22.226. Il sequestro probatorio è stato convalidato poi nella giornata successiva dalla competente autorità giudiziaria di Pesaro. C'è stato un grave investimento, un grave incidente oggi pomeriggio a Marotta, vedete le immagini, un investimento lungo la nazionale poco dopo le 15 vicino alla stazione ferroviaria. Una donna di nazionalità senegalese di 45 anni
mentre stava attraversando la statale in direzione Monte, è stata violentemente colpita alla testa da un'auto, una Citroen, che stava procedendo in direzione Fano ed era condotta da una donna del posto. L'esatta dinamica dell'incidente è ancora in fase di valutazione da parte della polizia locale, che è intervenuta per i rilievi di legge. Sono diverse le ipotesi, però, al vaglio, tutte da verificare, anche ascoltando i testimoni che hanno assistito alla scena, all'investimento. La donna residente a Marotta, insieme al marito e ai figli, è stata trasportata in eliambulanza alla Torrette di Ancona, dove si trova ricoverata in prognosi riservata. Sul posto anche la pattuglia dei carabinieri di Marotta. Adesso parliamo del maltempo. Oggi è piovuto per gran parte della giornata, in serata il tempo è leggermente migliorato, domani mattina, mercoledì mattina, sono previste ancora nuove piogge. La situazione sta tornando lentamente alla normalità, è stato riaperto anche il ponte a Cerbara. Ancora freddo e piogge oggi sul centro-sud Italia, mentre giovedì il maltempo si sposterà decisamente più a sud, facendo arrivare un po' di primavera sul resto del paese. Ma venerdì arriverà una nuova perturbazione atlantica sul centro-nord Italia. Ma nella giornata odierna sono proseguiti gli interventi degli uomini e dei mezzi della provincia di Pesaro Urbino sulle strade di competenza dell'ente per fronteggiare l'emergenza maltempo, anche con l'ausilio di ditte incaricate. Nel pesarese, ancora presente sulla strada provinciale 57 Monte Gaudio, uno smottamento di monte che ostruisce un quarto della carreggiata. Buche diffuse su tutto poi il territorio. Inoltre, per la formazione di voragini a causa di movimenti franosi, è stato temporaneamente chiuso al traffico questo pomeriggio dalla provincia di Pesaro Urbino il tratto della strada provinciale 128 Monte Grimano San Marino, nel centro abitato di Monte Grimano Terme, nel tratto adiacente al parco comunale. Nel Fanese, sulla strada provinciale 92 Cerbara, è stato riaperto il ponte che attraversa il fiume Metauro, che era stato chiuso lunedì in via precauzionale per il pericolo di esondazione del fiume stesso. Questo ponte era stato già oggetto di attenzione lo scorso anno, c'è stata una pulizia sotto, eccetera, c'è stata anche una precauzione nel tonnellaggio di attraversamento e nel limite di velocità, quindi strutturalmente qualche problema, diciamo, ce lo ha. Con la piena di ieri, prudenzialmente, la provincia ha pensato bene di chiuderlo, secondo me hanno fatto bene, perché effettivamente ieri era una piena incredibile in questo punto. C'è un'altra situazione un po' nel suo comune, un po' critica, che le desta preoccupazione. Ma è quella del ponte di Calcinelli, anche in questo caso, cioè il ponte di Calcinelli non è strutturalmente in pericolo, però è quasi completamente ostruito da tronchi. Qui il problema è un altro, qui sarà il caso che si cominci a mettere mano alla pulizia dei fiumi, perché qui io capisco la salvaguardia dell'ambiente che sta a cuore a tutti, ma non è possibile che dentro i nostri fiumi ormai non si riesca più neanche a fare una passeggiata a piedi, da quanti alberi, rovi, altra roba c'è nel centro, di dove invece storicamente dovrebbe correre semplicemente l'acqua. Chiusa la strada provinciale 83 Morola nel comune di Cartoceto per cedimento della strada stessa. Sulla strada provinciale 45 Carignano inoltre versamenti di fango e detriti provenienti da strade e passi a monte della provinciale. Nel Fanese, sulla stessa strada, si è riattivata una frana al chilometro 6 della scarpata di monte. Inoltre, sulla strada provinciale 16 bis Orceanese, riattivazione di un cedimento al chilometro 5500, per ora segnalato con una riduzione di velocità a 30 km orari. E questa mattina a Fano, sul torrente Arzilla, è entrata in azione la ruspa per demolire il vecchio ponticello. Ruspa
Ruspa entrata in azione nella mattinata di oggi per demolire il vecchio ponte che collega le due sponde di Lido e Arzilla. Domenica scorsa, all'inizio del maltempo che ha colpito la città, il ponte provvisorio installato dalla regione è stato distrutto dall'acqua del torrente. Tecnici della regione Marche in mattinata hanno presenziato i lavori di avvio dello smantellamento del manufatto, cercando di rispettare i tempi stabiliti per la consegna della nuova struttura. È una roba ridicola. Fare una struttura del genere, dai, sulla sabbia poi. E voilà che c'è questo tempaccio. Se c'era già la stagione piena, era da ridere. Sono iniziati anche i lavori di demolizione del ponte. Ho visto, guardavo adesso. Quindi in pratica adesso l'Arzilla è isolata. Le preoccupa l'impossibilità del passaggio? Del passaggio? A me no, non interessa tanto, perché io sto di casa da Giulio Sassone. Prima abitavo qui proprio, allora... so com'era l'Arzilla, correva qui sotto a nord, andavo giù diritta, adesso invece fa la curva di là, non so, e quel muro là se resiste ancora, guarda, se va giù anche qui. Su questo ponte era già tutto previsto, penso, era già previsto quando l'hanno fatto, perché questo non poteva reggere alla prima mareggiata, difatti, così. Ti preoccupa l'impossibilità anche del passaggio, finché non viene ripristinato? No. Che prima questo lo fanno presto a rifarlo, solo che lo devono rifare in un modo molto diverso da come l'hanno fatto adesso. Ma non ho capito, quello lì di Ponte Vecchio è caduto, adesso l'hanno buttato giù. Stanno demolendo. Bene. Questo era logico, c'è veniva a fiumare, questo spariva, era logico. Poi altre cose non so dire. Quindi secondo lei non è stato progettato bene? Esatto. Sono stati tratti in arresto tre nigeriani per spaccio di sostanze stupefacenti dalla polizia di Pesaro. Con l'operazione antidroga effettuato dalla squadra mobile di Pesaro sono stati tratti in arresto quattro cittadini nigeriani e un italiano denunciato in stato di libertà senza fissa dimora. E quanto emerge da una serie di iniziative avviate dal questore di Pesaro per il contrasto del traffico di sostanze stupefacenti finalizzate alle attività di spaccio di eroina, causando molti casi di overdose. L'operazione ha conseguito importanti risultati, tra cui lo smantellamento di un sottobosco responsabile di alimentare lo spaccio di strada in zone della città ritenute più sensibili, come il parco Miralfiore, stazione ferroviaria e il parcheggio San Decenzio. In particolare, i fatti rimandano al 2 maggio scorso, nel quale veniva tratto in arresto un nigeriano, al quale era già stato riconosciuto lo status di rifugiato politico, ritenuto responsabile della cessione di una dose di eroina a un tossicodipendente del posto. Nella circostanza, lo straniero è stato trovato in possesso di ulteriori 15 dosi della stessa sostanza. Per sottrarsi all'arresto ha aggredito il personale della mobile, ferendo tre poliziotti. Alla cattura dello spacciatore ha contribuito anche un cittadino pesarese che è intervenuto riuscendo ad ostacolare la fuga. Altro episodio invece riguarda un secondo nigeriano di 32 anni, sorpreso nell'atto di cedere una dose di eroina a un tossicodipendente italiano, arrestato in flagranza. La squadra ha individuato anche l'appartamento nel quale il 32enne alloggiava, ubicato nel centro città, dove erano presenti 13 persone all'interno. Abbiamo sorpreso all'interno due persone che cercavano di fuggire attraverso il terrazzo, ma loro malgrado si trovavano a un secondo piano ed era impossibile per loro fuggire, e con nostra enorme sorpresa abbiamo scoperto che sul tappeto che era in camera stavano preparando oltre 40 dosi di eroina. Abbiamo trovato tutti i ritagli di cellofan con la polvere appena appoggiata, un macinino per la suddivisione, il frazionamento e il taglio della sostanza madre con la sostanza da taglio che abbiamo rinvenuto e che riteniamo possa essere della mannita. Grazie all'impiego di un cane antidroga, che è stato di preziosissimo aiuto della Polizia di Stato, della Questura di Ancona, siamo riusciti a trovare il nascondiglio delle dosi del primo spacciatore, che erano ben celate in un incavo del bidet nella sala da bagno. E abbiamo quindi rinvenuto ulteriori 12 dosi di eroina e anche questa persona è stata arrestata. Nella giornata del 13 maggio scorso il GIP del Tribunale di Pesaro ha convalidato gli arresti, disponendo per il 31enne nigeriano la remissione in libertà con divieto di dimora nelle regioni dell'Emilia Romagna e Marche, e per gli altri due suoi connazionali la detenzione in carcere in attesa del processo.
Le due donne nigeriane invece presenti nell'appartamento sono risultate irregolari sul territorio nazionale, attivate dunque le pratiche per il rimpatrio e successiva espulsione. Questa persona col corrente molto forte ha cercato in tutti i modi di sottrarsi all'arresto. Questa mattina è deceduto a Pesaro a causa di un'improvvisa emorragia cerebrale Luciano Fattori, amatissimo e stimatissimo medico di famiglia. Nato ad Acqualagna nel 1950, è stato presidente dell'Ordine dei Medici di Pesaro per 3 mandati. Aveva partecipato anche all'ultimo Consiglio Nazionale EMPAM di fine aprile, dove molti colleghi hanno avuto modo di salutarlo, purtroppo per l'ultima volta. Con la sua scomparsa, ha scritto in una nota Paolo Battistini, attuale presidente dell'Ordine dei Medici, Luciano ha lasciato un vuoto incolmabile nel nostro ordine e nel nostro sindacato. I funerali si terranno a Pesaro giovedì 16 maggio nella chiesa di San Luigi Gonzaga. Si chiama Rita Cascella, il nuovo vicario del questore di Pesaro e Urbino, Adriano Lauro. Entrata nei ruoli della Polizia di Stato con qualifica di vicecommissario, Cascella, dopo aver conseguito la laurea in archivista paleografo, nel 97 ha assunto la direzione del commissariato di Assisi, gestendo delicate fasi del terremoto Umbria-Marche. Nel giugno 2017 ha assunto l'incarico di vicario del questore di Oristano, oggi invece ricopre il medesimo ruolo nella città di Pesaro. Bene, adesso invece ci colleghiamo con l'auditorium del Masetti a Fano, dove è atteso a minuti il vice premier e ministro Luigi Di Maio. A te, Francesco Salvaggio. Esatto Marco, come hai detto dallo studio, a momenti arriverà il ministro Di Maio qui all'interno dell'auditorium Masetti di Fano. Molti sono i temi in cui il ministro parlerà all'interno della sala, appunto una sala gremita, a partire dal reddito di cittadinanza, le politiche sociali, i provvedimenti attuati in un anno di governo con i decreti spazzacorrotti e crescita. Ricordiamo che il ministro arriverà nella città della Fortuna per sostenere il programma elettorale della candidata sindaco del Movimento 5 Stelle Marta Ruggeri. Questo incontro sarà anche occasione per conoscere i 24 candidati della unica lista civica del Movimento 5 Stelle di Fano. A questo incontro si alterneranno anche altri momenti di cui la stessa Ruggeri prenderà parte e in quale spiegherà a tutti i presenti i vari temi che sono stati già ufficializzati all'interno del programma, tra cui il sostegno alle attività industriali, l'esenzione delle tasse comunali per nuove imprese e negozi e il tema del rilancio del turismo. Tema centrale inoltre sarà il lavoro e soprattutto anche lo sviluppo della città di Fano, focalizzando l'attenzione sulla disoccupazione giovanile. E per il momento dall'auditorium Teatro di Fano è tutto, restituisco la linea allo studio. Bene, naturalmente Francesco rimani lì, segui la serata, così domani avremo un resoconto di quello che appunto avrà detto Luigi Di Maio a Fano. Grazie, intanto parliamo invece adesso del nuovo Pincio di Fano che è stato inaugurato dopo un restyling durato diversi mesi nella giornata di sabato, lo scorso fine settimana. Due i momenti importanti, due inaugurazioni, una al mattino e una alla sera per far vedere a tutti e mostrare a tutti il nuovo impianto di illuminazione. Le cartoline da Fano da oggi non saranno più le stesse. Uno dei luoghi più significativi della città, dove romanità e rinascimento si danno la mano, è rinato a nuovo splendore. Oltre al nuovo selciato, anche i giardini Roma hanno subito una profonda e radicale trasformazione, esaltando ancor di più la statua di Cesare Ottaviano Augusto e dando risalto in tutta la sua imponenza al bastione del Nuti, soffocato dal verde in passato, ma che ora accoglie chi arriva da nord con una severa e maestosa figura. Ovviamente è stato un cantiere che ha creato disagio, ma noi abbiamo cercato alla città di limitarlo questo disagio, perché
che solo in pochissimi giorni abbiamo proprio impedito il transito, per il resto abbiamo sempre consentito quantomeno il passaggio pedonale. Diciamo che già con questi pochi interventi, certo importanti, però minimali, abbiamo sicuramente ridato vita a uno dei luoghi più belli della città. Direi, ecco, un salotto, veramente, e oggi lo dimostrano le persone che sono qua, che hanno gli occhi, vedo, belli, insomma, mi sembra che ci sia soddisfazione. Ma è al calar della sera che questi gioielli di Fano regalano lo spettacolo più maestoso. Grazie all'illuminazione scelta con uno studio specifico e con la consulenza di massimi esperti del settore, lo spettacolo della Porta Maggiore con il fondale della Porta Augustea provenendo dalla Flaminia regala emozioni scenografiche uniche. Con una spesa di 900.000 euro e maestranze tutte locali come l'Idronova di Daniele Talamelli, che ha curato l'impiantistica e l'irrigazione con l'ausilio per le opere murarie della ditta Astra, ed il verde messo a dimora dal vivaio Guccioni, il Pincio è stato presentato sabato mattina a tutta la cittadinanza. L'impianto prima era costituito da 15 punti luce, adesso abbiamo aggiunto 135 nuovi punti luce. Però tutti sono a LED di ultima generazione, perché una cosa a cui ci tiene, ci è sempre tenuto da anni l'amministrazione, è limitare i consumi. Tant'è che tutto questo impianto non supererà i 3 kW di consumo all'ora. E prima di parlare di nuovo del Pincio, ma puntando soprattutto sull'impianto di videosorveglianza, che è un altro fiore all'occhiello di questo nuovo Pincio, andiamo di nuovo a Marotta, perché a distanza di 100 metri, vi abbiamo parlato nel corso del telegiornale dell'investimento di quella donna che adesso è ricoverata in prognosi riservata ad Ancona, al torrente di Ancona, ebbene 100 metri a 100 metri di distanza, sempre sulla statale, c'è stato un altro incidente intorno alle 18.30. Non sappiamo molto di questo incidente perché la pattuglia è rientrata poco fa e quindi non siamo riusciti ad avere grandi informazioni, però queste sono le immagini che come sempre arrivano grazie ai nostri reporter di strada, che non finiremo mai di ringraziare. Due auto si sono scontrate, una Fiat 16 con una Volkswagen Golf, vedete, si sono aperti gli airbag, quindi l'urto è stato forte, sono finiti persino nella recinzione in cemento, vedete qui, di un'abitazione. Non sappiamo le condizioni di coloro che occupavano le automobili, però ecco, vedete, queste sono le fotografie, le immagini di questo incidente che è avvenuto appunto poco fa nel pomeriggio a Marotta, sulla statale adriatica. E adesso invece parliamo, come annunciato, del nuovo impianto di videosorveglianza, gli occhi elettronici che vigileranno su tutta l'area restaurata del Pincio. Le telecamere installate, ce ne abbiamo 7 fisse e 3 brandeggiabili. Perciò abbiamo 3 che controllano tutto il perimetro, 24 ore su 24, e 3 brandeggiabili che in automatico, dietro un movimento, si orientano a vedere in piccoli particolari, le quali poi saranno collegate anche con i vigili di Fano, dove loro potranno da remoto controllare e verificare tutto il sistema. La registrazione sono per circa 24 ore, quelle naturalmente consentite per la legge, e automaticamente dopo le 24 ore le registrazioni si cancelleranno in automatico senza lasciare nessuna traccia. Un altro strumento infrarossi che vedranno di notte, ma in particolare abbiamo una telecamera che più che infrarossi sarebbe termica, una telecamera particolare che legge il calore della persona, e in quel caso lì, dopo un certo orario, le telecamere brandeggiabili si orienteranno nella zona dove questa telecamera ha visto un movimento e darà una segnalazione ai vigili dicendo: guarda che qualcuno dopo quest'ora sta entrando nel Pincio, e loro, se vogliono, possono controllare e verificare se magari è solo un turista oppure qualche altro vandalico che vogliono venire a fare. Ci sono telecamere un po' più o meno visibili, comunque naturalmente tutti, diciamo, il
perimetro è segnalato dei cartelli da norme di legge che la zona è video sorvegliata, perciò ecco, chi viene qua sa che comunque deve stare attento, non deve fare un atto vandalico perché comunque ti vengono poi a trovare a casa, ecco tutto qua. Domani 15 maggio a Fano si tiene un incontro pubblico con il domenicano teologo e scrittore Frei Betto, promosso da Apito Marche, l'associazione di Don Paolo Tonucci. Si parlerà della difficile situazione in Brasile e America Latina e del movimento Fede e Politica. Mercoledì avremo una personalità di caratura mondiale che parlerà qui a Fano. Sì, l'Apito è riuscito a portare a Fano Frei Betto, che è un teologo domenicano, nonché scrittore e politico brasiliano, che si sta occupando ormai da tempo di quella che è la formazione politica dei giovani in Brasile, soprattutto in questo periodo così particolare in cui sta vivendo il Brasile e tutta l'America Latina. E quindi verrà a Fano appunto per parlarci della situazione del Brasile e presentare questo movimento Fede e Politica che lui insieme a Leonardo Boff ed altri teologi della teologia della liberazione stanno cercando di mettere in piedi appunto in Brasile. La sua venuta in Italia è anche proprio legata a una ricerca fondi per poter coinvolgere questi giovani brasiliani in un percorso che duri più anni proprio di formazione politica. L'obiettivo di questo movimento è appunto quello di riflettere sull'attuale politica che viene considerata da loro come la pratica fondamentale di chi ha fede e vuole formare proprio questi giovani sulla politica economica, la cultura, l'ecologia, l'etica e la spiritualità. Tra l'altro volevo dire che sarà presente come traduttore autorevole Don Marco Presciutti, che è già stato missionario in Brasile per 9 anni e Delia Boninsegna, che è la presidente internazionale dell'Apito, quindi che è quella che proprio sul campo opera in Brasile. Ecco, dove, come e quando si potranno ascoltare le sue parole? Beh, mercoledì 15 maggio, appunto come dicevi tu, alle ore 18 presso l'ex chiesa di Santa Maria del Gonfalone, il vecchio cinema Gonfalone che il nostro vescovo ha rimesso proprio a disposizione della cittadinanza recentemente. Bene, con questo appuntamento il nostro telegiornale finisce qui, si chiude qui. Grazie come sempre per averci seguito e vi ricordo che dopo le previsioni del tempo andrà in onda uno speciale approfondimento in studio con l'azienda ASET. L'informazione invece torna qui sul canale 17 di Fano TV domani mattina in diretta alle 7:30 con la rassegna stampa Occhio ai giornali. Arrivederci.